Anche se le previsioni meteo annunciano maltempo, sarà un pomeriggio infuocato quello di domenica al Partenio Lombardi, quando alle 17.30 andrà in scena il match tra Avellino e Pescara. Per i biancazzurri è davvero un momentaccio, che neanche il cambio in panchina ha lenito. In terra irpina il Delfino ha l'impellenza di interrompere la serie di 3 sconfitte consecutive, la prima delle quali ancora con Zeman in panchina, le altre 2 casalinghe con la gestione Epifani. Il neotecnico ha l'esigenza di trovare i primi punti affinché il finale di campionato non si trasformi in un inaspettato calvario. La squadra dovrà intanto dimostrare di aver assimilato i repentini cambi di assetto tattico voluti dall'ex allenatore del San Nicolò. In queste sedute il lavoro è orientato al 3-5-2 in continuità con quanto visto col Carpi, e dovrà dimostrare di sapersi calare nella parte di chi deve guardarsi di più alle spalle che avanti, perché questa è ora l'esigenza richiesta dalla classifica, con un vantaggio di appena 3 punti dalla zona play-out. Peraltro il Pescara scenderà in campo conoscendo quasi tutti i risultati di giornata, aspetto che potrebbe mettere ulteriore pressione sui biancazzurri. L'Avellino però non se la passa meglio. La lite verbale tra il tecnico Novellino e alcuni tifosi durante la seduta di allenamento di 2 giorni fa la dice lunga sulla tensione che regna tra gli irpini, usciti sconfitti malamente dal derby di Salerno, con una classifica non bella e diverse assenze da fronteggiare. Novellino si gioca la panchina proprio col Pescara, che dunque potrebbe approfittare di questa poca serenità degli irpini, e con uno stadio che potrebbe rivelarsi anche nemico dei giocatori avellinesi di fronte alle prime difficoltà. La posta in palio dunque è molto alta. Il Pescara poi se la vedrà con il fortissimo Empoli all'Adriatico Cornacchia, quindi 2 trasferte a Brescia e Palermo, impegni cui sarebbe pericoloso arrivare con un'altra sconfitta sul groppone. Epifani e il Delfino si giocano tanto. Mancheranno Proietti e Campagnaro, recuperato Valzania, da valutare Falco, stamani palestra per lui, e Mazzotta, con quest'ultimo a forte rischio. Potrebbe toccare a Crescenzi, con Balzano riportato a destra e Fiamozzi in panchina. Tornerà Bovo, che partirà dalla panchina. Tanti dubbi in attacco, forse sciolti nella rifinitura di domani. Nell'Avellino out per squalifica Molina e Asensio, e per infortunio Giuliano e Lasic, in dubbio Moretti. Novellino si affiderà all'estro di Bidawi sulla fascia e punterà su Ardemagni al centro dell'attacco, giocatore tuttavia finito nel mirino dei tifosi nell'ultimo periodo.